pensato negli anni di saper organizzare la cosa pubblica e voglio dire un uomo di grande esperienza come lui che ancora ha la disponibilità e si mette a servizio dei cittadini, perché non è una cosa banale. Noi molte volte pensiamo che è semplice trovare i candidati sindaci, però pochi cittadini sanno che anche in questa tornata elettorale ci saranno molti comuni in Italia che andranno commissariati perché non hanno trovato candidati sindaci, perché oggi fare il sindaco significa un impegno gravoso, un impegno forte e soprattutto significa dover lavorare molto in quella filiera istituzionale che diceva Mario, che diceva il vicepresidente Pino Cangemi prima, è importante, quella filiera istituzionale che oggi fortunatamente c'è, perché il centrodestra governa la nostra nazione, il centrodestra governa la nostra regione e quindi avere quella filiera istituzionale, soprattutto in una città molto importante come questa, significa realizzare il suo programma di governo, ma soprattutto risolvere i problemi di tutti i giorni dei cittadini. Citava dottor Baccini, alcune problematiche. È chiaro che devo dire che oltre, diciamo, alle case popolari, penso che una cosa molto importante per questa città è anche l'economia del mare, che per tanti anni è stata trascurata e che per la prima volta il presidente Rocca ha voluto istituire come assessorato, quindi non esisteva questo assessorato. E quindi ecco, noi anche su questo argomento, voglio partire proprio da questo argomento, ci confronteremo nei prossimi giorni con i miei colleghi, con il mio collega Cangemi, Cartaginesi, Tripodi e con il Presidente Rocca per iniziare un programma solido, un programma serio per capire come poter sviluppare ulteriormente questa grande opportunità che noi abbiamo, perché abbiamo una regione stupenda che ha delle coste lunghissime, bellissime, però ahimè poco valorizzate. Ora, su questo argomento noi ci siamo, tra l'altro come avete potuto notare ultimamente anche molto di tendenza, fortunatamente nelle mani del nostro vice premier Matteo Salvini, quindi significa organizzare dei programmi che poi possono essere anche finanziati dal governo centrale e dall'Europa. Allora vogliamo cercare di fare questo, vogliamo cercare di dotare questa città di un sindaco, di un'amministrazione seria che possa in qualche maniera risollevarla dalle sorti che sta. E quindi bisogna cercare di organizzarci al meglio per avere delle progettualità candidate. Questo ormai oggi siamo, diciamo, al punto tale che in Italia, come avete letto, come avete visto sui giornali, abbiamo un problema serio di spendere i fondi del PNRR. E l'abbiamo anche sulle case popolari, eh? Cioè le case popolari non è che sono da meno, lì si chiamano sia PNR sia PNC. Però il governo proprio in questi ultimi giorni ci ha chiamato come assessorato e ci ha chiesto quali progetti avete che noi vogliamo finanziare, perché c'è bisogno di spendere questi soldi. E sulle case popolari noi abbiamo dato milioni di euro di progettazione anche su questa città per fare degli interventi. E questi interventi vanno proprio in quel verso, nella ristrutturazione, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento sismico, nell'adeguamento energetico degli alloggi delle case popolari. E io ci ringrazio, vedo delle situazioni disastrose. Io immagino come sono arrivate anche qui le unità operative delle ATER qui a provincia di Roma, quindi dell'area provincia di Roma, che chiaramente deve essere supportata per cercare di risolvere i problemi a chi abita in quel contesto. Tu parlavi di sicurezza. Oltre che la sicurezza degli edifici, ma anche garantita la sicurezza delle persone, perché ci troviamo in alcuni contesti dove diciamo, abbiamo anche questa tipologia di problemi. Allora, come si risolve? Si risolve facendo il piano di intesa del comune tra il ministro Piantedosi, che diciamo, stanno portando avanti ad esempio un'azione certosina per quanto riguarda la videosorveglianza nelle città. Questo significa avere sempre a portata di mano la possibilità di poter allertare le forze dell'ordine, ma già, voglio dire, l'installazione di telecamere in alcune zone significa scoraggiare quelli che sono gli atti criminosi, gli atti pericolosi. Allora, l'idea cardine è questa, che vi vedrete non solo in campagna elettorale, io sono abituato sempre sui vari territori, vengo da una provincia. Anche io quindi so che significa vivere in provincia, che non è la stessa cosa che vivere nella grande città,
Allora bisogna cercare di organizzarsi a tal punto per far ruotare la macchina amministrativa, gli uffici amministrativi, cercare di creare il collegamento tra i dipendenti del comune, i tecnici e i dipendenti regionali, perché a volte c'è difficoltà anche di interloquire tra uffici. E quindi questo si fa solamente con la realizzazione di un'organizzazione seria, tra un'amministrazione che ha voglia di fare questo e l'amministrazione che recepisce, diciamo, questo messaggio.